A me gli occhi, please. E adesso provate a fare qualcos'altro che non sia il Genoa. Benvenuti, benvenuti a tutti al Rasoio Rosso Blu, qui su X Liguria, da Marco Liguori e dei suoi ospiti eccezionali. Abbiamo alla mia eh, sinistra il un genuano, che dico un genuano più che doc, Michele Dufour. Ecco eh, qui Grazie. il nostro pensionato felice, un genuano felice, devo genuano dire. Felice. Felice. Felicissimo. 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 Diciamo, sei, sei contento dell'andamento dell della squadra? Certo, sta andando meglio. Vorrei qualcosa di più, però comunque va bene quest'anno. Perfetto. E alla mia destra un ospite, ma cosa dico, un politico eccezionale, di altissimo livello, il presidente del Consiglio Comunale di Genova, Giorgio Guerello, anzi, avvocato e chi più ne ha più ne mette, è il Genoano. Ovviamente, bisogna dire: Genoano è la prima cosa. Allora, giusto. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Dimmi tu. Eh, volevo dire: sei innanzitutto del mercato. Parliamo del mercato. Parliamo del mercato, Parliamo del... Del mercato e eh, soprattutto. No, 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 aspetta, questo è il tuo. Il mercato, eh, due temi. Allora, c'è cioè da un lato la cessione, di, cessione, la volontà, alcuni club vogliono Pavoletti e Rincon, e dall'altro lato ci sono nomi invece di nuovi entrati, tra cui questo Ottavio, questo giocatore portoghese. Tu che dici? Sono due cose che possono accadere? Beh, tanto bisogna dire che stiamo parlandone così tanto in questo momento. Per il momento storico, c'è stata la sosta della nazionale, i giornali devono scrivere qualche cosa. È evidente che gli aspetti di mercato, seppur lontani per giornali e lontano, sono venuti subito all'attenzione di tutti. Dopodiché, Pavoletti è convocato in nazionale, ancorché non abbia giocato. Rincon è il caposaldo della nazionale venezuelana, quindi eh, come dire, sono stati particolarmente gettonati anche per quello. Oltre al fatto che le prestazioni sono indubbiamente di pregio, il Napoli è un problema oggettivo. Io spero che eh, le vicende di mercato non siano attinenti il Genoa: nel senso che a me il Genoa va così abbastanza bene, va un in po' integrato, ma certamente se sostituiamo tu hai fatto il nome di Pavoletti e di Rincon, vanno sostituiti con analoghi giocatori o quantomeno con giocatori di prospettiva di grande interesse, non con, per dire la genuinetta, pulli. Dobbiamo certo. mirare a salvaguardare i punti cardini della squadra. La squadra regge, regge discretamente, non come all'inizio del campionato, ma comunque ha una sua dimensione. Se togliamo i punti di forza è evidente che dobbiamo sostituirli con qualcosa di analogo. Di analogo a Pavoletti italiani? trovo che ce ne siano veramente molto 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 pochi e anche Rincon ha delle caratteristiche di incontrista, di aggressività, di uomo carismatico che sarà difficile sostituirlo, dico sarà pessimisticamente, diciamo sarebbe difficile sostituirlo. E invece te, do, domanda secca, si parla, altro tra i tanti temi, eh, c'è un'idea, è un'idea eh, un semplicemente, invece... C'è anche il Milan che vorrebbe, magari si è parlato, vociferato di Pavoletti, sì. ma dice a questo punto perché non ci date o Luis Adriano o Bacca? Tu faresti questo scambio? Io no, mi darei Pavoletti, perché mi sembra bravissimo come giocatore ed è un trascinatore. Ah, trascinatore? Sì, 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 determinato e anche leader proprio di squadra. E a te 20 milioni per Pavoletti del Napoli tu lo daresti? Oppure... Io no, lo otterrei. Per spenderne 10 o 12 per comprare una, uno che non è all'altezza preferisco Pavoletti. Questa è la mia idea. Per prezioso, avrà un'altra forse. Perfetto. Io direi a questo punto, visto che eh, c'è dopo la pausa della nazionale, come dicevamo prima, adesso c'è la partita con eh, la Lazio che è importante. Eh, ecco, Giorgio, la cosa. Diciamo, il Genoa non ha convinto tanto con le squadre tra virgolette, piccole, ma con le squadre diciamo, di caratura superiore invece è andata meglio. Potrebbe andare così con la Lazio anche se diciamo, è fuori casa? Beh, tanto stiamo parlando di una Lazio in grandissima forma, ha un filotto discreto, ha dei giocatori di grande attualità, immobile su tutti. Credo che sia più complessa rispetto alle precedenti partite di cui fai riferimento, che le abbiamo avute in casa, sul nostro campo, dove esprimiamo una capacità di pressing ben più forte che quando siamo in trasferta. Tuttavia, se la squadra ha ripreso l'agilità dell'inizio del campionato, e in questo si è approfittato della sosta per ricaricare le pile, sia fisiche che nervose, perché tutte e due le pile erano un po' scariche, ce la possiamo fare. Tra l'altro, abbiamo anche a Lazio. Dico a Lazio, anzi a Roma, una tradizione discretamente favorevole, a parte l'ultima partita. Abbiamo avuto lì una serie di vittorie in trasferta. Diciamo che si può giocare, diciamo però che il punto cardine è riuscire ad andare fino verso la fine della partita con, con il risultato aperto, in quanto il Genoa dà il meglio di sé nell'ultimo quarto d'ora. E chissà che in trasferta non possa essere ancora più incisiva questa caratteristica. Ecco, Michele, invece. Passando a qualche mh, possibilità, a quel tema tecnico, eh, secondo te eh, mh, ci si può aspettare magari sul, un gioco più forse sulle fasce rispetto, 100, sì. eh, sulle rispetto fasce... A, ad esempio alla partita contro l'Udinese dove il Genoa no. è stato bloccato? No, no, sulle fasce sì, sicuramente sia con Rigoni, con Eden Nilsson, con l'Axalt, andare avanti e costruire le azioni come faceva Gasperini onestamente. E, ecco, a parte Rigoni che dovrà fare anche un compito, avrà un compito di interdizione anche a volte. diciamo Qui un po' un fare. Eh, potrebbe essere questa la partita di Pavoletti? Sicuramente ce l'aspettiamo. Andiamo a prendere l'aeroporto quando tornano indietro, come vorresti un gol di testa, un gol di piede? No, di, gol... testa. Di, testa. di testa che sovrappone, sì, sovralza tutti gli altri a destra. Preferiresti più Nilsson oppure ehm, Lazovic? Ad Nilsson. Ti dà più affidamento? Mi dà affidamento, sì, sì. Perfetto. Vice viene mai nel secondo tempo. Perfetto. Ecco, invece ti chiedo brevissimamente, la difesa del Genoa può reggere, diciamo, l'attacco della Lazio non è molto impegnativo, può reggere? La Lazio ha un attacco, come detto, impegnativo e anche rapido. Noi di Rapidi veramente in difesa abbiamo Izzo, su quello si può contare a occhi chiusi. Anzi, tutto sommato, è anche un bene che non abbia giocato in nazionale, così non ha rischiato di diciamo, affaticarsi o farsi lesioni. Si può fare, dobbiamo resistere anche alla sfuriata iniziale e tenere duro. Benissimo. Io per oggi è tutto dal rasoio rosso blu e, e vi ricordo un appuntamento importante. Martedì prossimo andremo noi come Pianeta Genoa, io come direttore di Pianeta Genoa a 1893.net e eh, al Little Club, dove appunto, insieme all'Iter Club, noi premieremo Mattia Perin sarà un, eh, una bellissima eh, serata. Io eh, vi saluto per oggi, è tutto. È tutto, pardon, e Solo una cosa, forza Genoa.